Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen. Siamo sempre su Far Cry Primal e siamo giunti alla seconda secondo episodio del walkthrough. Ok ragazzi, allora nell'ultimo episodio avevamo imparato a costruire l'arco con le frecce e ora dobbiamo fabbricare una clava per andare avanti e seguire le orme della nostra tribù. Ok ragazzi, allora ecco qua, clava, creazione disponibile e quindi abbiamo creato una clava. Danni 3, resistenza 4, agilità 4, speciale uso per colpire più nemici, stordisce i nemici con i lanci. Quindi la clava può essere usata volendo anche come arma. Comunque ragazzi, si è incastrata una pietra all'interno. Ecco, vedete qua può essere usata anche come arma volendo. Accendi la clava. Ecco qua, ragazzi. Segui le tracce, devo mettere in punto le 3. Ok, ragazzi, con la vista del cacciatore dobbiamo seguire le tracce dei Wenja. Vedete, sono i passi. Una torcia per bruciare le piante. Lo so che per bruciare le piante la torcia, lo so. Ok, ragazzi, proseguiamo con le tracce. Qua ha preso leggermente fuoco. Ragazzi, sento strani rumori ogni tanto che non mi piacciono. Qua continuiamo a seguire le tracce. Questo che sarebbe? Ah, sarebbe per scendere. Ok. Ragazzi, qua che cosa c'è? Fuga. Vediamo un po' ragazzi cosa troviamo. Combattimento qui, impronte scappano da fuoco. Quindi c'è stato un combattimento e loro sono scappati. Qui raccogliamo ragazzi, ricordatevi sempre di raccogliere le cose che trovate. Qui altro sangue. Qui ancora sangue. Vedete, le orme proseguono laggiù. Le prendo un attimo qui ragazzi. Legno di ontano per fare altre cose. Ok, ragazzi, corriamo un attimo, se no qua non ci sbrighiamo più. Allora, questo è un lupo. Fuga, vediamo un po'. Ucciso da Wenja forte. Quindi un Wenja ha ucciso un lupo, ragazzi. Quindi in effetti deve essere molto forte. Lupi, spavento belve con fuoco. Ok, ragazzi, ci dobbiamo preparare, mi sa, a combattere contro i lupi. Infatti, eccolo qua. Ok, ragazzi, facciamo molta attenzione perché attenzione qua. Dobbiamo proseguire. Dobbiamo salire subito. Ok. Perfetto. Ragazzi, sento strani rumori. Non so che tipo di animale ci possa mai essere da ste parti. Potrebbe essere un orso perché vedo le caverne. Le caverne sono popolate dagli orsi. Una cosa risaputa. E qui frughiamo. Vediamo cosa c'è qui. Cenere ancora calda. Wenja vicino. Qui ancora l'impronta di una mano. E quello ragazzi che cos'è? Ah, eccolo. Eccolo lì. Ehi amico, aspetta, 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 aspetta. Ragazzi, dobbiamo inseguirlo. Salve. Ma è una donna, se non erro, ragazzi. Sì, è una donna. Ah no, è un uomo, ragazzi. Tigri! Ah, tigri. Oh, ragazzi, è una donna. Ho visto bene. Ecco qua, ragazzi, attenzione! Dobbiamo tenerla a distanza. Ragazzi, la tigre dentro a sciabola è veramente pericolosissima. Dobbiamo
dobbiamo scappare. Ma non sto giocando io, qui per ora è tutto automatico. Mamma mia. Ragazzi, guardate quanto è figa la grafica. E la Tigress anche molto molto bella. Veramente ragazzi, fa paura la tigre, vederla così da avvicinata. Vieni di qui. Terre di Oros scoperto. Ok ragazzi, siamo usciti finalmente alla luce e siamo giunti alle terre di Oros. Sei Wenja, Noda Oros. Na Orospi. Viaggio da tanti soli. Takkario sono. Takkar Hasan. Saila. 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 Tigri Chawasu. Rischi morto con le tigre. Tigre prende Udam. Udam. Io voglio orecchie Udam. Udam forse penserà all'elefante. C'è il mammut. Tu cammini sola? Non vedo altri. Ho riparo, cibo, tu vieni. Ehi ragazzi, ci sto offrendo un riparo, buon cibo. Non è che abbiamo molta scelta, quindi direi di seguirlo. Mangia. Ok ragazzi, c'è, questo era il suo riparo, c'è il cibo, vedete. Ci sto offrendo da mangiare. Non so che roba sia. Sembravano bacche selvatiche, qualcosa del genere. Dov'è altri Wenja? Ulicap Udam distrugge casa Wenja. Udam Shajan. Wenja Damsha. Uguijarra. Udam uccidono tanti Wenja. Pai hu Wenja Uguanna. Wenja. Ora Wenja soli, niente casa in Oros. Quindi c'è la lotta contro quest'altra tribù degli Udam. Molto bella ragazzi la collana, devo dire, fatta dalle orecchie di questi tizi di Udam. Molto caratteristica. Morso tigre profonda. Io aiuto. Saquim. Foglie verde fuori, porta a me. Walta lauba akista. Mi barra. Che ragazzi, allora la prossima missione è quella di aiutarla, quindi portandole delle foglie verdi. Si è già capito quello che dobbiamo fare. Trova foglie verdi, cura ferita di tigre. Allora, io direi di avere subito la vista del cacciatore. Vicino fiume. Ok ragazzi, si chiama ferite profonde questa nuova missione. Ecco, ecco qua, ci hanno dato... Ragazzi, io qui direi l'arco, cioè nuova abilità sbloccata. Vediamo un po' qual è. Sacco di budella. Buonissimo. Qui poi possiamo costruire la lancia, l'esca, la bomba pungente. Vedete, scheggia del capala. Guardate quante armi con i vari personaggi. Bellissimo.
Ok. Foglie verdi, foglie verdi. Foglia verde. Ok ragazzi, qua dobbiamo provare ad abbattere questo nemico. Abbatti con R3. Eccolo qua ragazzi, abbattimento. E ora frughiamo su questo cadavere. Mamma mia ragazzi, no, guardate che bella faccia. Ah no, la faccia non ce l'ha più. È vero. Vediamo il tizio qui. Boh. Comunque ragazzi, torniamo alla raccolta delle foglie verdi. Queste due, ce ne mancano altre due. Quindi qui diciamo che abbiamo avuto il primo contatto con un essere umano dell'altra tribù, tra l'altro. Qua attraversiamo il fiume, sperando che non ci siano strani animali. Ragazzi, ma là ci sono altri uomini. Eh sì. Ah no, 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 no. Sono capre. Ecco qua. Ancora foglie verdi per noi. E sono tre. E con questa sono 4. Ok ragazzi, prese tutte le foglie verdi. Ci hanno visti. Quindi qua dobbiamo subito combattere. Qui abbiamo abbattuto uno. Attenzione a quest'altro. Ecco qua. Ok. Frughiamo ragazzi, frughiamo. Vediamo cosa abbiamo trovato. Io non me ne ero proprio accorto della loro presenza. Frughiamo anche questo qui. Non mi ero accorto proprio della loro presenza. Coglie foglie verdi. Ok ragazzi, torniamo indietro. Portiamole a Syla. Ecco qua ragazzi, un altro nemico nel frattempo. Ragazzi, mi stanno attaccando. Guardate i bastardi. Quelli due. Ecco qua il terzo. Prendiamogli fuoco. Fughiamo, vediamo cosa c'ha. Grasso animale. Spegni il fuoco, ragazzi, mi sono dato fuoco. Sta prendendo tutto fuoco. Ok ragazzi, andiamo, va. Ecco qua ragazzi, siamo tornati dalla nostra amica Syla. Syla, per tua ferita. Oggi urli forti, tu senti? Urli? Tanyi. Spingi dentro in ferita. Brucia ragazzi, brucia, perché la ferita è profonda. Infatti vedete, si mette il legno in bocca. Comunque ragazzi, fa un po' impressione pensare come starà soffrendo. E con questa foglia copre il tutto. Grazie. Prego, prego. Ora vado e vedo Oros. Tanti pericoli fuori, lupi, orsi. Udam. Udam. Qui in caverna è sicuro per te. Trova altri due. Winja parla di questo posto. Winja Waida. Tu hai padas shua.
nuovi abitanti, popolazione 2. Trova cugini Winja Takkar. Di a loro questa caverna è sicura. Che ragazzi, allora qui praticamente abbiamo completato nel frattempo ferite profonde, quindi la missione Piranakuti reclama questa pira, difficoltà facile, conferisce pochi di popolazione speciale, spostamento rapido. Quindi ragazzi, qua possiamo anche reclamare dei punti, magari possiamo andare qui volendo. Destinazione, vedete, abbiamo messo la destinazione che è quella lì. Vedete, se guardate la minimappa in basso a sinistra potete vedere che ho impostato quella come destinazione. Ok ragazzi, allora finisce qui la seconda parte del walkthrough per quanto riguarda Far Cry Primal. Mi raccomando ragazzi, come sempre lasciate like, commentate se avete qualcosa da dire, condividete. Ovviamente ragazzi, se non siete iscritti al canale fatelo, suggerite ai vostri amici. Ci vediamo con la terza parte del walkthrough. Qui da Angelo Nero 83 è tutto. Bella!